Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Sabato 22 giugno 2024, San Paolino da Nola. Dallo studio 3, Lillo Zaccaria per le news. La Puglia si conferma per il quarto anno consecutivo prima regione in Italia per la qualità delle acque di balneazione. E tutte le 21 aree adibite alla balneazione lungo il litorale di Ostuni, sulla base dei dati relativi al monitoraggio, risultano essere tutte eccellenti e adatte quindi alla balneazione. L'urbanismo tattico per la seconda giornata fa tappa ad Ostuni, interessando Viale Pola e Piazza Italia come fulcro della sperimentazione. Già da ieri, per poi continuare oggi, sono tante le associazioni che hanno aderito, organizzando attività sportive, spettacoli, giochi e iniziative volte alla realizzazione di nuove aiuole. Ricco anche per la giornata odierna il calendario di appuntamenti, ad iniziare dalle 10 di questa mattina fino all'evento di chiusura in programma alle 19, che vedrà un dibattito a cui prenderà parte l'amministrazione comunale per un confronto collettivo con la cittadinanza sugli esiti delle due giornate. La giornata di ieri e quella di oggi rientrano nel processo partecipativo Cuori, promosso infatti dall'amministrazione comunale. Ieri, a concludere gli eventi della giornata, c'è stata la sfilata Ostuni in passerella, a cura del distretto urbano del commercio di Ostuni, un evento che ha reso protagoniste le attività commerciali sfilando abbigliamento e accessori. L'iniziativa ha avvicinato a sé attenzione e partecipazione. Le parole del presidente provinciale Confesercenti e consigliere DUC Michele Piccirillo. Siamo alle prese con la sfilata che è stata fortemente voluta dalla Confesercenti e attraverso il DUC, grande successo sia di gradimento che di pubblico, una serata che ci lascia completamente soddisfatti. Si inserisce nell'ambito del processo Cuori, che è un progetto dell'amministrazione comunale molto più articolato, che è cominciato alcuni mesi fa attraverso la conoscenza del territorio, attraverso delle camminate cosiddette, che hanno coinvolto parecchie associazioni e parecchie persone lungo un percorso che connette la piazza e il centro storico a Viale Pola. Questi due giorni sono due giorni dedicati alla sperimentazione di urbanismo tattico, che stanno vedendo il coinvolgimento di molte associazioni, stanno rappresentando le loro attività lungo Piazza Italia e Viale Pola. Così come ha detto in un'intervista il sindaco, è l'inizio di una serie di giornate dove si farà la sperimentazione per arrivare poi alla redazione di quello che sarà il progetto della futura Viale Pola, del futuro campo sportivo e dell'intera zona urbana di questa parte di città. Questo bel evento segue la fine dei due corsi che il DUC ha tenuto, un corso di inglese commerciale frequentato da oltre 30 persone e un corso di outfit, moda, comunicazione e marketing. Anche questo corso è molto frequentato. Questi corsi sono riusciti a ridare entusiasmo ai commercianti, un entusiasmo che, a dir la verità, recentemente si era un po' sopito. Sia nella giornata di ieri e sia in quella odierna è previsto l'istituzione del senso unico di marcia e il conseguente divieto di parcheggio. Come ha sottolineato l'amministrazione comunale, si tratta di una sperimentazione e non di una scelta definitiva. La decisione però ha sollevato perplessità in alcuni commercianti. Abbiamo ascoltato Lucrezia, Anna Giulia e Anna, che hanno voluto anche illustrare la propria visione di Viale Pola. Credo che in tutto, insomma, questo discorso sia doverosa una premessa. Chiaramente noi non pensiamo assolutamente che l'amministrazione abbia voluto organizzare questo progetto per nuocerci, allo scopo di nuocerci, quindi lungi da noi pensare questo. Il problema fondamentale, va bene l'esperimento sicuramente, però c'è anche da prendere in considerazione un'altra cosa importante che abbiamo sempre fatto presente all'amministrazione in varie riunioni.
Il problema di Viale Pola è un problema ormai tangibile, lo vedono tutti i cittadini. Viale Pola ormai è completamente deserta. Viale Pola ormai ha più serrande abbassate che più serrande alzate. Anzi, bloccare il traffico andrebbe ad evidenziare ancora di più, nella mia opinione, ancora di più la situazione invece di abbandono e desertificazione alla quale stiamo ormai assistendo giorno dopo giorno. Quindi è buttarsi una zappa sui piedi. Quindi i difetti vanno coperti e non evidenziati. Noi siamo qui come farmacia dal 64, quindi sono anni e anni. Questo esperimento è stato fatto e bocciato diverse volte perché non si poteva fare. L'unica cosa che direi di fare, certo, di abbellire un po' la strada, di aggiustare i marciapiedi pericolosissimi, sa quante persone cadono? Per la farmacia poi è deleterio, perché nessun cliente si può fermare, un cliente che ha bisogno di una bombola di ossigeno, di una misurazione di pressione, dove va? Sono pro a esperimenti, perché secondo me se non facciamo l'esperimento non possiamo sapere se appunto effettivamente possiamo avere delle migliorie per quanto riguarda il discorso di Viale Pola. Quello che io mi auspico domani, quando proseguirà questo esperimento, e poter dare la possibilità di parcheggiare, visto che la strada non è più a doppio senso ma a senso unico, quindi dare la possibilità di parcheggio nel lato opposto, rifacimento appunto dei marciapiedi, illuminazione, e anche dare la possibilità a noi di creare del verde gestito da noi in maniera tale che non pesiamo neanche sulla amministrazione. Il discorso dei negozi chiusi è ciclico. Io credo sempre nella possibilità che Viale Pola, come anche in altre città, sta accadendo questa cosa. Quindi non colpevolizziamo Viale Pola o Ostuni. È un dato di fatto che ci sono delle attività che stanno chiudendo, ma l'arredo nuovo fa venire altri imprenditori ad aprire, e quindi tanta roba. Tutto ciò che sta facendo il comune con progettazione eccetera, non posso che ringraziare anche a nome di tutti. Creiamo la veste nuova su Viale Pola. A 100 anni dalla morte di Giacomo Matteotti, il Teatro dei Borgia porta in scena uno spettacolo dedicato al politico italiano, Giacomo. Questa sera alle 20 presso il Chiostro San Francesco interverrà il dottor Mario Gianfrate, storico e saggista, autore, e il dottor Bruno Milone, insegnante di sociologia delle migrazioni e interazione sociale. L'ingresso è libero. Music for a Summer Night è l'evento a cura del Rotary Club Valle d'Itria Rosa Marina, in programma questa sera alle 20 presso la Chiesa del Carmine. Una serata in compagnia dell'Associazione Musicale Antonio Le Grottaglie. Accompagnamento al pianoforte di Valentina Carriero. Oggi Viale Oronzo 40 è la vetrina espositiva di auto storiche, presenti le Perle del Sud, famoso tour del Sud Italia a bordo di auto d'epoca, per scoprire scenari unici tra cultura e gastronomia. Prossimi al matrimonio Antonia e Vincenzo, felicitazioni ai futuri sposi. La farmacia Materrese effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, cieli sereni e poco nuvolosi, temperature in diminuzione, venti moderati, mare poco mosso. Citazione odierna: il problema delle menti chiuse è che hanno la bocca aperta. Sereno sabato.